Ciao a tutte! Oggi voglio parlarvi di un kit benefit che è il Define and Refine Brows. Questo qui me l'avete già visto nel video haul di un po' di tempo fa perché in realtà l'ho acquistato appena dopo l'estate, quindi sono un po' in ritardo e vorrei presentarvelo bene, nel senso che già lì vi facevo vedere che cosa conteneva, eccetera, però vorrei dedicare proprio un video solo a lui perché secondo me ne vale la pena. Allora, innanzitutto io ho questo qui giallo e questo kit in realtà è uno di tre presenti. Allora, vi faccio vedere dal sito direttamente di Benefit quelli presenti. Allora, c'è il primo, che è quello rosa, che si chiama Soft and Natural Brows, kit per sopracciglia più naturali, quindi ci sono dei prodotti apposta per creare delle sopracciglia più naturali. Il mio è quello centrale, giallo, che invece contiene prodotti mirati per definire meglio le sopracciglia, quindi non per chi magari deve solo sistemare qualcosina, ma per chi ha degli spazzettini vuoti che vuole coprire meglio, eccetera. E l'ultimo invece, che è quello rosso, che si chiama Bigger and Bolder Brows, quindi per chi invece deve proprio ridefinirle completamente, ridisegnarle, eccetera. Allora, all'interno di ogni kit ci sono quattro prodotti, di solito tre prodotti per le sopracciglia e un come dire, strumento che può servire meglio a disegnare le sopracciglia. Vi faccio vedere all'interno della confezione del mio. Allora, c'è un fogliettino con le istruzioni praticamente per applicare i vari prodotti, su come utilizzarli al meglio. E poi c'è appunto la scatoletta. Così molto molto carina e anche molto pratica, che è in latta, vedete? Quindi comunque è rigida e appunto è comoda anche da portare in giro in qualche viaggio. Da portare in borsa è un po' grandina, sinceramente. Però insomma, se si viaggia, se si va a fare un weekend, così sicuramente è molto comoda. Allora, all'interno ci sono appunto tre prodotti più uno strumento. Come vi avevo detto nell'altro video, io avevo in realtà interesse per uno di questi tre prodotti. Poi, quando sono andata da Sephora per prenderlo, ho visto che il prezzo non differiva molto da questo qui con il kit completo, allora ho detto: vabbè, prendo il kit completo così ho modo di provare anche altri prodotti. Allora, vi spiego un po' meglio nel dettaglio e poi arrivo anche al succo del video del perché ho voluto fare un video dedicato apposta. Allora, il primo prodotto che avevo anche presentato comunque nell'altro video, quindi se avete visto l'altro video probabilmente questa è un po' una ripetizione, però per chi non l'avesse visto mi sembra giusto comunque farlo. Allora, il primo prodotto è il Bravo Conditioning Primer, che è appunto un primer che può essere utilizzato come base prima di applicare la matita, il gel, eccetera, ma anche da solo, per rinfoltire e in qualche modo rinforzare le sopracciglia, ed è il prodotto a cui io miravo e che mi interessava più di tutti. Poi è presente la matita Precisely My Brow Pencil, che è così. Allora, non vi ho detto che questi kit sono presenti in tre colorazioni differenti. Il mio, quello che ho preso io, è il della colorazione 3, quindi la media, non quella chiarissima, non quella scurissima, quella in mezzo. Questa matita ha da una parte una mina molto molto sottile, che appunto serve per essere precisa, e dall'altra parte invece lo scovolino, che serve per pettinare le sopracciglia. Il terzo prodotto presente è l'eyebrow. Questo qui, come dicevo anche nell'altro video, è un po' quello che è presente in tutti i video, perché serve per illuminare l'arcata sopraccigliare e quindi diciamo che è uno step un po' fondamentale per qualsiasi tipo di sopracciglia. All'interno la punta è così. Vedete? Ce ne sono due diversi tipi di queste matite. La mia è quella normale, la brow normale, poi c'è anche quella invece ancora più illuminante che presenta dei brillantini all'interno. E poi lo strumento presente nel mio kit è questo righellino, non so se si vede bene chi è numerato, e la commessa nel negozio mi ha spiegato che serve ad esempio per prendere le misure delle proprie sopracciglia in modo da farle il più possibile uguale. Quindi ad esempio,
se si punta la base sulla base della bocca o del naso, poi si può vedere a che altezza arriva l'inizio delle sopracciglia, di conseguenza fare la stessa cosa dall'altra parte. E non l'ho ancora provato, non so sinceramente se può essere utile. Io non penso di mettermi a misurare le sopracciglia, nel senso che le mie sopracciglia sono diverse e ci lotto sempre contro questa cosa perché mi piace di più il sopracciglio destro del sinistro. E quindi tutte le volte cerco di fare in modo che il sinistro sembri quello destro, fallendo sistematicamente. Adesso non so, di sicuro avendo questo kit proverò a sistemare il sinistro e anche il destro, perché comunque vedete che non è pienissimo, però dargli almeno la stessa forma. Avevo provato una volta in realtà con la matita, utilizzando la matita ma così velocemente, giusto per provare, per vedere la durata, eccetera, e mi faceva stranissimo perché vedevo il sopracciglio sinistro diverso, cioè non essendo abituata, mi vedevo proprio il viso completamente diverso. E anche quando dicono guardate che le sopracciglia sono straimportanti per dare al vostro viso un carattere, una qualità, è effettivamente vero, perché anche cambiando semplicemente un angolino qui, se mi sembrava di essere un'altra persona, veramente. E, quindi insomma, di sicuro lo proverò e vi farò sapere, magari metterò anche qualche foto su Instagram. Se vi può interessare con, non so, un prima o un dopo, oppure con le sopracciglia ridefinite, insomma, vediamo. Però il vero fulcro del video è in realtà incentrato su questo qui, il Bravo Conditioning Primer. Non vi ho fatto neanche vedere com'è fatta all'interno. È così, quindi presenta dei dentini in plastica che servono appunto a pettinare un po' meglio le sopracciglia. Qui sotto si gira, finché fa un clack. Esce il prodotto e si applica sulle sopracciglia. In realtà, appunto, ho voluto fare questo video perché quando Benefit è uscita con questa nuova collezione, riguardo a questo primer, ha detto che può essere usato come base prima di applicare altri prodotti sulle sopracciglia, ma in realtà può essere anche usato da solo ogni sera per circa un mese, per appunto fare un trattamento alle sopracciglia, per fare in modo che siano più forti, più folte, che appunto col tempo possono migliorare già di loro senza mettere per forza su prodotti. E quindi, insomma, quale occasione migliore per accettare una challenge di questo tipo? Quindi, oggi è il 28 settembre, io da oggi, da stasera, lo applicherò tutti i giorni sulle mie sopracciglia per un mese e vediamo che cosa succede. Vediamo se il 28 ottobre, giorno in cui io farò di nuovo un video, ci sarà un prima o un dopo, si vedrà la differenza. Visto che Benefit ha lanciato questa sorta di sfida, io ho deciso di accoglierla e vedere se effettivamente funziona, anche perché, ripeto, questo era il prodotto che mi interessava, quindi che già in qualche modo volevo provare, che mi incuriosiva per le mie sopracciglia. Adesso mi avvicino un po' così vi faccio vedere come sono messe adesso, in modo che poi tra un mese si potrà vedere un po' meglio la differenza, insomma. Quindi appunto vediamo se a fine ottobre ci sarà una differenza sulle mie sopracciglia oppure no. Io veramente mi impegnerò ogni sera ad applicare questo prodotto. Le recensioni sono molto buone. La casa stessa Benefit l'ha promosso veramente tantissimo per una nuova formula, per dei prodotti, ha proposto dei prodotti veramente validi. Quindi insomma, io spero che faccia qualcosa per le mie sopracciglia. E per loro, perché comunque voglio dire, hanno fatto dei prodotti validi, quindi spero sia così anche per me. Ci rivediamo quindi a fine ottobre. Se qualcuno di voi dovesse avere questo kit o dovesse aver già provato questo primer, me lo faccia sapere, mi faccia sapere la sua esperienza, insomma, in modo che possiamo anche confrontarci e darci qualche consiglio per vedere un po', insomma, come utilizzare meglio questi prodotti. Pollice in su se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!